Tutto pronto per il secondo tempo tra l'Agropoli e la Gelbison. Nel primo tempo la Gelbison ha chiuso in vantaggio per 1-0 il gol al 41esimo minuto di Passaro su imbeccata molto intelligente di Pecora. Ci sono anche tanti tifosi della Gelbison, quando si è andato la Gelbison si è sentito buona e questo ci fa particolarmente piacere, perché poi al di là di quella che è stata il provvedimento sono entrati anche su tutte e due le tribune e ci fa molto molto piacere. Gallo, Cardinale. Primo tempo meglio la Gelbison sicuramente, soprattutto sotto l'aspetto tattico. Agropoli con i tre centrocampisti è andata sempre in inferiorità numerica, con Pecora che a centrocampo sta facendo il bello e il cattivo tempo, mentre Mellis e Gallo non riescono a tenere testa al capitano Vallese. L'Agropoli è poco incisiva, soprattutto in attacco. Gioca con il 4-3-3 anche la formazione di Santo Susso ed è questo l'errore. Essersi messo a specchio con Pirozzi è costata fino a questo momento la partita. Doveva invece rimpinguare il centrocampo magari con Francesco Davella, perché proprio Davella il piccoletto non è mai entrato in partita. E probabilmente con uno speculare 4-4-2 nel primo tempo il risultato sarebbe diverso. Le formazioni delle squadre: l'Agropoli con Polverino, Gagliardo e Gazzaneo, Melis, Chiariello e Cardinale, Pozzoli, Gallo, Scalzone, Davella e Adiletta. In panchina Novelli, Amendola, Bernardini, Palumbo, Francesco Davella, De Simone, Coco, dell'Arciprete e Cristiano, insieme con Pasquale Santosusso, mentre la Gelbison risponde con De Filippo, Cresciullo e Marmoro, o Marmoro come volete, Consiglio, Casso, Giordano, Albino, Pecora, De Luca, Santo Nicolo e Passaro. In panchina ci sono Del Gais, Cutri, Iorio, Monza, Ferrara, Lamanna, Anzalone, Manzillo e Tulimini con l'allenatore Gidio Pirozzi. Dirige De Santis di Lecce, coadiuvato da Burgi e Sant'Arsia di Matera. L'Agropoli alla vigilia della partita ha praticamente smantellato l'organico. Colpo di testa di Chiariello, Davella di testa. Sbagliato l'appoggio di Davella che non è mai entrato in partita. Non era la sua partita questa, speriamo si riprenda, per lui soprattutto. Gallo. Capozzoli, svolazza a destra e a sinistra, però non trova, Gagliardo poi sbaglia la sua palla quotidiana, magari fosse soltanto una. Eccolo qui Davellino, Melis, Capozzoli. Anche perché a parziale giustificazione di Giuseppe Davella, è una punta, non è un esterno. Gallo, non gli riesce il colpo di tacco in direzione di Capozzoli, riparte la Gelbison, recupera però Gazzaneo, lo scambio con Gagliardo, la palla viene persa da Scalzone e l'arbitro pure questa volta non gliene fischia uno. Lo scatto, c'è il fallo di Gallo. Calcio di punizione, il numero 7 Albino, era fallaccio questo, poteva starci anche una ammonizione. Lo scambio molto buono, Passaro l'autore del gol. Va sulla destra,
viene ribattuto il suo lancio. Pochi spettatori oggi allo stadio Guariglia. Anche un pareggio per l'Agropoli sarebbe prezioso. Però, francamente, viste le premesse, Cardinale. Ancora Pecora, un guerriero al centrocampo. Classe sopraffina e anche tanta grinta. Sarebbe un errore lasciare andare via Pecora. La Gerbison fa quello che vuole. Ottima la giocata di Passaro, autore del gol. Questo è Consiglio, ancora Passaro, sta per entrare in aria. Lo ferma Cardinale, D'Avella, il lancio di D'Avella su Scalzone. C'è forse fallo di mano di Scalzone, l'arbitro dice di no. A nostro avviso c'era, poi non la dà, l'Agropoli gioca malissimo. Non c'è fallo, dice l'arbitro, Chiariello. L'errore di giocare con 4-3-3 è stato fatale ai Delfini. D'Avella cerca il dribbling, D'Avella non la scarica, non c'è nessun compagno vicino, poi Mellis, appoggio verso Gallo, si rimpiega la Gerbison, Capozzoli. Melis, Gallo, Gagliardo è affrontato, il cross, palla in calcio d'angolo però. Nell'area d'angolo si porta proprio Salvatore Gallo, probabilmente l'ultima partita, da quando abbiamo appreso anche lui dovrebbe partire. Gallo, ancora lui, entra in area, Gallo, cross di Gallo, sbagliato però il cross, non si intendono i difensori della Gerbison ma non c'è l'attaccante. Poi Bellis regala un pallone agli avversari. Santosusso continua a tenere i tre a centrocampo. Vanno sempre in superiorità numerica i vallesi. Poi palla messa in fallo laterale. Fa due campi l'Agropoli, vediamo. Esce addirittura Capozzoli. Sostituzione per l'Agropoli. Esce con il numero 7. Cioè praticamente escono i due esterni. Entra con il numero 18. Matteo. Due nuovi acquisti praticamente sono entrati, Coco e Cristiano, voluti da Pasquale Santosusso, un 96 Coco e un 92 Cristiano. La società aveva fatto anche il comunicato stampa sull'arrivo di questi giocatori. Passaro. Pallone verso il centro, calcio d'angolo però. La Gerbison controlla non bene, benissimo la partita. L'Agropoli
non riesce ad essere mai pericolosa. Coppaiessa di Scalzone. Parte il contropiede dell'Agropoli, da Zaneo la lancia in avanti, coppaiessa di Cardinale, poi c'è un batti e ribatti, hanno la meglio quelli della Gelbison. Pallone recuperato da Cristiano. Mellis. Scalzone l'appoggia malissimo però. L'impressione che si è giunta a capolinea anche la l'avventura di Scalzone e di Gallo nell'Agropoli. Gallo, Gagliardo, Chiariello, Mellis, Cardinale. Giordano. Cardinale. Chiariello, Gallo, sbagliato l'appoggio di Gallo, hanno buon gioco quelli della Gelbison che mettono la palla giù benissimo. Da Mellis, appoggio sbagliato, pallone che finisce in fallo laterale. Gagliardo, Cardinale, Gazzaneo, Pecora, sbagliato questa volta la giocata del numero 5 Caso, quindi calcio di punizione a favore dell'Agropoli e siamo all'altezza della tre quarti, già battuta. Palla in aria, fuori, la palla si alza di poco ma è fuori gioco. Scalzone. C'è fallo, dice l'arbitro. E per la Gelbison l'ultimo toccato è stato a Diletta. Lancio di Polverino. L'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Agropoli, anzi della Gelbison,
De Luca. Servito Passaro sull'auto destro, va Passaro, il quale si porta Gazzaneo, che non ha disputato una cattiva partita. Quindicesimo minuto nel primo tempo, nel secondo tempo. 1-0 per la Gelbison, risultato meritato fino a questo momento. Fallo di Scalzone. Fallaccio sul numero 10, giallo. Coco, naturalmente Coco è in ritardo di preparazione, per cui questo fallo è figlio proprio di un ritardo. Pecora. E questa volta l'arbitro fischia un altro fallo di Coco. È stato Pecora ad essere toccato duro. Se la Gelbison dovesse vincere la partita, raggiunge l'Agropoli in classifica. Se il campionato fosse finito proprio alla vigilia di questa gara, si disputava un play-out tra Agropoli e Gelbison. Troppo poco per questo Cilento. Una cosa... Nemmeno in terza categoria si vede quello che ha fatto adesso Gagliardo, nemmeno in terza categoria. L'indietreggiamento di Gagliardo, io spero che Santo Russo abbia visto questo. Cardinale. Il rilancio del portiere Polverino, la palla su Scalzone che la tocca male, il pubblico lo becca. L'anticipo di De Luca su Chiariello, che non c'è il fallo, va Chiariello. Cardinale recupera palla. Potrebbe avviare il contropiede, la Gelbison non si muove. Gallo. Sbagliato l'appoggio. E a Diletta non riesce a tenere il pallone in campo. Davvero una bruttissima Agropoli che merita di essere bastonato dalla Gelbison. Fallo di Pecora, di Scalzone su Pecora. Da Giordano. Il lungo lancio su Polverino, però troppo in profondità. Chiariello a scavalcare il centrocampo, gioco non gioco, palla giù da parte di Albino, c'è fallo su De Luca, il quale però mantiene il possesso della palla, poi Chiariello gli fa ancora fallo. Pecora sulla palla, ma c'è anche Santo Nicola. Lo scambio con il numero 3 Marmoro. Poi Chiariello recupera palla, Cardinale, ma la Gelbison è costantemente nella metà quarti avversaria.
L'Agropoli fa davvero molta fatica a venire fuori. Poi non si intendono i giocatori della Gelbison, una palla finita in fallo laterale. Mellis, Gagliardi e scarica verso Chiariello. Invece di conquistare metri, Gagliardi li fa perdere alla squadra. Scalzone, forse c'era fuori gioco, no, dice l'arbitro. Scalzone non riesce a girarsi. Colpo di testa di De Luca su Passaro. Lo stop di Passaro in profondità, proprio verso l'ex giocatore della Serena De Luca, sul quale si porta Chiariello e la palla finisce in fallo laterale. Sostituzione nella fila della Gelbison. Anzi no, nell'Agropoli forse ancora. Esce Gallo. Altro over che va fuori. Dovrebbe essere dell'arciprete il giocatore che è entrato. Anche se lo speaker ha detto Amendola, ma col 13. Scalzone, Scalzone, area di rigore. Non riesce ad aggaggiare la palla Scalzone tra le proteste del pubblico. Sì, infatti è dell'arciprete il giocatore che è entrato. Colpo di testa di Pecora, fallo, anzi è fuori gioco di De Luca. Partita davvero a ritmi molto lenti e la cosa va bene alla Gelbison, che dal 41esimo minuto è in vantaggio grazie al gol di Passaro. Prima sostituzione anche nelle file vallesi, l'Agropoli ne ha fatte già tre. Esce il numero 7, Albino, che non ha disputato un cattivo match. Ed esce anche il numero 3, Marmoro. No, non esce il numero 3 ancora. Iorio in campo è un 96. E pallone messo in fallo laterale. Va a battere il numero 3. No, è alla Gelbison il fallo laterale. Scalzone. Vita gioco Chiariello. L'ex giocatore del Murphy appoggia per Adiletta, quale scaraventa in avanti, troppo facile la preda per i centrocampisti della Gelbison. Poi c'è fallo su Santo Nicola, calcio di punizione.
Andrea, vuoi ordinare? No, grazie. Aspetto una persona. Andrea, ma sei sicuro che è quella giusta? Solo questa è quella giusta. Per ogni bambino è fondamentale il bisogno di una famiglia che gli garantisca cura, affetto, protezione. Alcune famiglie attraversano difficoltà molto gravi. In questi casi l'affido familiare garantisce sostegno ed aiuto. L'affido può variare da alcune ore a settimana fino a forme più complesse e con un tempo relativamente più lungo. Tutti possono diventare affidatari, famiglie, single, coppie che convivono. Può interessare bambini dai primi mesi di vita fino ai 17 anni compiuti, italiani o stranieri. Termina quando la famiglia di origine ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il bambino. Se vuoi diventare una famiglia affidataria, puoi contattare uno dei seguenti numeri. Il mondo dei gioielli è in continua evoluzione. Il gioco della moda coinvolge anche loro, tanto da dare un'impronta fashion al nostro spazio. Maiese Preziosi, le novità più accattivanti con un assortimento esclusivo di gioielli uomo-donna. Visioni pop con le proposte colorate di Ops e orologi sportivi Lotus. Le bamboline Giselle da portare al collo. La collezione componibile Drops di Morellato. Gli intrecci di Borsari e tante altre lavorazioni innovative di brand come Nomination, Jack & Co., Laura Biagiotti, Rocco Barocco, Cruciani. Maiese Preziosi, a Vallo della Lucania, in via Famiglia De Mattia 2, all'interno di un'area pedonale. Quando il gioco si fa prezioso, i preziosi Maiese giocano con la moda. Attorno a questo calice c'è un mondo, il mondo dell'alchimista. Vineria, birreria, degusteria. Un mondo in cui il vino è il condensato di un territorio, testimone di storie, culture e sapori. L'alchimista vi offre il meglio del panorama enologico internazionale, unito ai sapori tipici del Cilento. Un ambiente raccolto dove scambiare due chiacchiere guardandosi negli occhi. L'alchimista. Via Rubino 116, Vallo della Lucania, 0974 24 91, su alchimistavineria.it e Facebook. Pasquale Santososso in preca, ma deve fare mea culpa per lo schieramento iniziale dell'Agropoli. Pecora, Consiglio, palla in aria, non c'è fuorigioco, rete no. Difesa davvero penosa quella dell'Agropoli con, vedete, il numero 2 che va proprio a vuoto. Giocatore impresentabile questo Gagliardo. Certo, oggi non è che sia colpa sua, per carità. Viene ammonito, però onestamente è impresentabile. Si perde molto tempo, i minuti trascorrono, la Gerbison vede profilarsi l'opportunità di vincere, 26esimo minuto. Fattore campo killer per l'Agropoli, dobbiamo dire. Passero con un po' di mestiere, si è tenuto giù, autore del gol,
fra l'altro sta giocando anche bene, passano. Santo Nicola molto probabilmente metterà sul portiere questa palla, infatti è così, di spalla Scalzone. La Gerbison gestisce senza problemi la gara. Palla molto buona, colpo di testa, di sponta, rete, no! Sulla linea ha salvato il giocatore dell'Agropoli e precisamente Chiariello. Azione gol della Gerbison che stava per raddoppiare. Dell'Agropoli. Al 29esimo minuto. La Gerbison dunque ha anche legittimato il vantaggio, merita la vittoria, almeno fino a questo momento. Il lungo lancio messa in fallo laterale. Scalzone. Poggio verso il numero 4 Mellis che la stoppa a 6 metri. La squadra non c'è nemmeno con la testa, Gagliardo. E la palla più facile per i difensori, Coco. Scalzone, Mellis. Ancora Coco, anzi è Cristiano, il numero 20. Gagliardo, è buono il cross questa volta. E gol di Scalzone, perfetto il cross di Gagliardo questa volta. Il pareggio dell'Agropoli. Scalzone gol e l'Agropoli ha pareggiato, però dobbiamo dire, come abbiamo detto in negativo di Gagliardo, anche il cross bellissimo, perfetto del numero 2 dell'Agropoli. 1-1. È la prima volta che mette un pallone buono, diventa un assist. Adiletta, sono 6 gol di Scalzone in questo campionato. Sbagliato l'appoggio, c'è fallo di mano e c'è il giallo per Santo Nicola. Dunque l'Agropoli ha pareggiato, il momento migliore della Gerbison che aveva sbagliato il gol del 2-0, sulla linea Chiariello aveva salvato il... Poi questo cross improvviso di Gagliardo che francamente aveva fatto come sembra partita non all'altezza, ma ha fatto poi un grosso al bacio, dobbiamo dire. È entrato Kevin Tulimieri nella Gerbison, quindi linfa vitale in avanti per la Gerbison. Abbiamo visto che è uscito. Dovrebbe essere uscito Passaro, no, Passaro è in campo.
C'è fallo a favore della Gelbison, calcio di punizione. Trentaduesimo minuto del secondo tempo. L'Agropoli addirittura forza i tempi invece di accontentarsi visto come si trova in campo. Poco, cross, troppo sul portiere però. Primo gol al Guariglia dell'Agropoli in questa stagione. Squadra che in casa non riesce mai a vincere, l'Agropoli o in neutro o qui alla Guariglia. La Gelbison è andata vicinissima al raddoppio prima di subire il pareggio. Gagliardo era stato chiarirlo sulla linea, la Gelbison stava dunque portandosi sul 2-0. In quel momento l'avrebbe anche meritato, francamente. Vediamo l'arbitro. Vediamo che fa. Signore, la sigaretta. Il cross. Spilenco il tiro del numero 20. La palla ha danzato in area di rigore per più tempo. Colpo di testa, Passaro e la palla messa in fallo laterale. Santo Nicola, colpo di testa, tacco di Coco, Scalzone. Lungo il passaggio in profondità verso, non riusciamo a vedere i numeri delle maglie. C'è un'altra sostituzione alla fine della Gelbison, ma ancora non la fanno. Quelli della Gelbison. Cardinale. Fallo di Santo Nicola, calcio di punizione. Vediamo che fa l'arbitro. Va alla panchina. Diletta, tutta la Gelbison nella propria metà campo, palla in aria, esce però il portiere. Poi il pallone messo in fallo laterale, anzi no. Mellis cambia gioco in direzione di Gagliardo, autore di un gol, di un cross bellissimo sul gol. Però autore di una partita abbastanza negativa come sempre. Palla in aria, non c'è fuorigioco. Sì, c'è fuorigioco. Si alza la difesa della Gelbison. Il giocatore dell'Agropoli finisce in fuorigioco. Trentasettesimo del secondo tempo.
Gagliardo servito da Cardinale. La Diletta, la scodella in avanti su Scalzone. Scalzone cerca di proteggerla, forse fa fallo Scalzone, infatti è così. Pecora. Pecora manda il pallone fuori per far massaggiare a Diletta. Poi l'Agropoli lo restituisce agli avversari. C'è fallo di Chiariello, calcio di punizione per la Gelbison. Siamo sulla tre quarti. O meglio, più verso il centrocampo. Santo Nicola ha fatto una buona partita. Servito il numero 20, Tulimieri, Kevin Tulimieri, giocatore di Siano, ottimo il cross, molto buono, colpo di testa. Pecora! E poi il rilancio in avanti. Non scatta il contropiede dell'Agropoli. Alla meglio Scalzone che subisce fallo. Calcio di punizione. Polverino va a battere un calcio di punizione. Mancano 6 minuti alla fine della gara. Più recupero naturalmente. C'è fallo. Ancora calcio di punizione per l'Agropoli. La Gelbison era andata vicinissima al 2-0. Coco sulla palla, poi si allontana. Fa battere a Cristiano. Pallone in aria, c'è una deviazione, il portiere però si accartoccia sulla sfera. C'è fallo di Gagliardo. Kevin è un furbacchietto perché è riuscito ad ingannare l'arbitro. Ma questo rientra nella bontà del calciatore. Tulimieri potrebbe giocare sicuramente anche in categorie professionistiche. Marmoro che non è uscito come avevamo detto in precedenza. Pecora, Pecora, bravissimo Pecora. Poi a Diletta che libera ed è Pecora l'ultimo a toccare. Ma quanto è pericoloso Luca Pecora, salernitano di nascita, vallese di adozione, vatollese di origine. E c'è proprio lui. Sicuramente è stato il migliore in campo della gara. Tra lui e i tifosi dell'Agropoli non c'è grande feeling. Entra poi il numero 18.
Anzalone è entrato, anche lui 96. Anzi è Manzillo. A 5 minuti dalla fine il punteggio di 1-1 tra Agropoli e Gelbison. Anzi poco, a 3 minuti dalla fine. Adiletta, fuori gioco di Scalzone. Sì, sì. C'è il fuorigioco, è partito chiaramente. Cardinale in avanti, poi c'è il colpo di testa. Melis, Coco, ma poi come si possono fare delle finezze? E questa volta l'arbitro a nostro avviso gli ha regalato un calcio di punizione. Anzi il 20 è Cristiano, ci fanno notare, però comunque è fatto una cosa che non sta né in cielo né in terra. E questa volta a nostro avviso il calcio di punizione è un po' regalato, guadagna metri il giocatore dell'Agropoli furbescamente, però ieri sera regalarono un rigore all'Inter, un calcio di punizione all'Inter, all'Inter segnò, non è, l'Agropoli non ha questa fortuna. E c'è calcio di punizione a favore della Gelbison. Le squadre dovrebbero accontentarsi di un pareggio che sta più stretto a nostro avviso alla Gelbison. L'Agropoli ha fatto un'azione gol in tutto il secondo tempo e mezza nel primo tempo. La Gelbison non che sia stata molto più eccelsa, però sull'1-0 come territorialità, come diciamo come convinzione poteva vincere anche 2-0, c'è stata quell'occasionissima sulla linea, il giocatore ha salvato. I due minuti alla fine della gara, poi il recupero. Chiariello, Gagliardo, sbagliato, troppa grazia a Gagliardo sull'episodio del pareggio dell'Agropoli, che ha fatto un grosso bellissimo. Quattro minuti di recupero, dice lo speaker dello stadio. C'è un'ammonizione. Primo gol, quello di Scalzone, quest'anno al Guariglia dell'Agropoli, questa è la seconda gara per la quale l'Agropoli può disporre del suo campo. Poi la palla finita in fallo laterale, minuti finali della gara, siamo nel recupero. Scalzone fuori gioco però. Colpo di testa di Cardinale.
poi c'è reiterato possesso di palla di un giocatore che manda la palla in fallo laterale invece di scaricarla. Colpo di testa di Cardinale, per l'arbitro è fallo. Il giocatore rimane ancora dolorante a terra, minuti finali della gara. Siamo nel recupero. Colpo di testa, poi Gagliardo la rilancia in avanti sbagliando il rilancio. Poi passano l'ultimo a toccare la sfera del numero 3 Gazzaneo che va a battere. Coperte dai giocatori della Gerbi sono tutte le zone del campo. Le aree del campo, Melis, anzi Scalzone, ancora fanno il giro palla invece di mandarla in avanti. Gagliardo se l'allunga, la dà in profondità sbagliando ancora una volta. Fallo di Melis, un manzillo. Ha messo il fallo laterale. Sei scandaloso, scemo. Giordano, Antonello Giordano. La Gerbi sono in avanti, fallo laterale. Fischia l'arbitro, 1-1, la Gerbison perde un'occasione per vincere la gara, poteva farlo a un certo punto, al gol al 41esimo di Passaro risponde il gol di Scalzone, 1-1, dunque una gara che vale poco per l'una e per l'altra, forse a un certo punto per l'Agropoli è un punto importante perché per come si era messa la gara e per i giocatori in campo davvero la squadra rabattata, pareggio e oro colato. Finisce qui Agropoli Gerbison 1-1, a risentirci per le prossime partite.